soltanto una bugia. Eppure lui mi sembrava, siccome io ho sempre paura, dopo 40 anni di Andreotti, io ho sempre paura di essere preso un po' per i fondelli. No, è proprio, c'ho il DNA, insomma. Allora cerco di capire. C'erano due possibilità. O il soggetto mentiva sapendo di mentire, o mentiva non sapendo di mentire. Se mentiva non sapendo di mentire, vuol dire che le cose erano andate in un modo diverso. E la scena non era quella lì, era un'altra cosa. Il suo inconscio mi diceva, non ci credere a quello che ti dice, perché le cose sono andate in un altro modo. E allora, ecco che facciamo la comunicazione. Scusa, torniamo un attimo indietro. Fai finta di seguire un film. Te sei lì, stai scendendo, e io cerco di fargli ricordare le cose con delle tecniche che si chiamano tecniche delle ancore. Guarda, immagine ferma, fissa, come un film, una cartolina. Guarda il pavimento, com'è fatto? È caldo e freddo? C'è un odore fuori? E poi lo ricalchi. C'è un odore fuori? Si sente l'erba? E lui ti viene dietro, no? Comincia a fare... ingoia. Vuol dire che stai agganciandoti al suo sistema percettivo. E ora... ora che hai capito tutto della scena, guarda il colore del cielo, guarda questo cassarola di UFO come è fatto, ora parte la scena, vai avanti, ricordati fotogramma per fotogramma, senza fretta, puoi anche tornare indietro, c'è la moviola, tanto è tutto nel tuo cervello. Lui va avanti, sale le scale, passa davanti al suo babbo e gli dice, il babbo, dove vai così di corsa? E il babbo... e lui dice, c'è un UFO fuori, e va in camera, prende la macchina fotografica, guarda fuori dalla finestra, si gira, torna indietro, ripassa davanti al suo babbo che sta guardando la televisione. E si ferma davanti alla porta. E ora cosa succede? E ora cosa succede? Non mi ricordo. Come non ti ricordi? Ti sei ricordato finora? Stai per aprire una porta? Cosa te ne frega? Vedo bianco. Beh, è venuto un flash bianco, ho visto bianco. Bianco. Oh, peccato, gli ho detto. Aspetta, aspetta. Bianco? Guarda, bianco. Senti il tono della voce. Guarda, bianco, dentro. Lui è seduto. Sei agganciato al... filmato. E ora cosa si vede? Ora è bianco. E io fermo, aspetta, che tanto andiamo avanti nel film. E poi però c'è una stanza. Non sono uscito nel cortile, è una stanza. E cosa c'è in questa stanza? Piccoli. E lui si guarda così, no? È seduto, ma si guarda. Perché lui non c'ha più davanti me, c'ha davanti la scena. Come sono? Io lo vedo che fa così. E gli dico, cosa c'è a destra? E lui, è uno di quelli piccoli. E da lì parte il racconto. L'hai messo nel mezzo, l'hai incastrato. Hai fatto in modo, con queste tecniche, di fargli... scavalcare il fotogramma sul quale lui non andava, lui credeva di essere uscito. Non è così. Ce l'hai la macchina fotografica? No, non ce l'ho in mano. Chi te l'ha presa? Uno di loro. Quando te l'hanno presa? Non me lo ricordo. E ora che succede? Eccetera, 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 eccetera. A un certo punto gli fanno il solito cesto, ritorna. Come sei vestito? Sono un camice bianco. Com'è il pavimento? Caldo o freddo? Freddo. Come fai a saperlo? Perché sono senza scarpe. Chi te le ha tolte le scarpe? Me le hanno tolte all'inizio. E quando lui esce, entra in questa stanzetta e c'è questo piccoletto che cammina così, che lo accompagna e lui deve scegliere le sue scarpe. E lui mi dice... ma in questa stanza ce ne sono tante altre di scarpe. Brutto segno, eh? Devono aver fatto una pulmata. Si mette le scarpe e poi si trova fuori, all'aria aperta, col vento. E scende. Ce l'hai la macchina fotografica?
Sì, chi te l'ha data? Lui. E dove ce l'aveva? Non lo so, la teneva in mano. E in quel momento lui si ritrova lì, davanti alla macchina, con la macchina fotografica in mano, si gira, ma l'UFO non c'è più, è in alto. Ecco, cosa voglio dire? Dov'è il problema? Il problema è nel riuscire a capire, a comunicare in più modi. Io devo comunicare con voi l'informazione, voi dovete capire se la mia comunicazione è onesta, io devo cercare di guardare nella testa di quello lì se lui mi sta raccontando la verità o no. E la regola fondamentale è questa. La credibilità non te la dà la scienza, la religione, la politica. La credibilità te la dà un'altra cosa. La nuova comunicazione. Qual è la regola della nuova comunicazione? Ho quasi finito. La regola della nuova comunicazione è comunicare con la coscienza. Cosa vuol dire? Vuol dire che siccome ognuno di noi ha un suo inconscio, io comunico molto sull'inconscio, il vostro inconscio, in qualche modo, inconsciamente, capisce il mio linguaggio e si adegua all'idea che io abbia ragione. In altre parole, io posso dire la stupidaggine più grossa dell'universo. Se però è vera e voi la sentite vera, è vera. Io non faccio fatica a dimostrarvi che un asino vola se l'asino vola veramente, se io l'ho visto veramente volare e il vostro inconscio, la coscienza, la parte di Dio che è negli esseri umani lo sa. Allora, da questo punto di vista, come faccio io a comunicare? Io dico sempre quello che penso, sempre. È questo che ti rende credibile, non l'avallo della scienza o l'avallo della chiesa o l'avallo del tuo direttore del dipartimento. Te devi dire sempre quello che pensi, perché l'altro riconoscerà dentro di te, inconsciamente, che te c'hai ragione, hai detto delle cose strane. Però mi sa che sono vere. Ci possono essere un sacco di esempi. Un sacco di esempi. Ci possono essere un sacco di esempi. C'era uno che qualche tempo fa prometteva 1,5 milioni di posti di lavoro in più. Non so se ci avete creduto. Però lui aveva fatto anche un'altra cosa molto carina, da un punto di vista politico era molto carina. Quando, la prima volta che divenne capo del governo, c'erano questi manifesti grossi, il presidente lavoratore, il presidente ufficiale, il presidente... Che ricordava un po' certi periodi un po' vecchi, però c'era la lettera degli italiani che su questi tabelloni giganteschi c'era scritta a mano. Guardate la scrittura. Non era la scrittura sua, era la scrittura di una femmina, di una donna, te lo dice il grafologo. Perché? Perché la donna quando scrive, scrive più tondo e quindi quella parte di aggressività che è intrinseca nel maschio non compariva nella scrittura. Questo cosa voleva dire? Che inconsciamente te volevano fregare, te vedevi questa bella scrittura di questo uomo pacifista. Certo, era la scrittura di una femmina, non era la scrittura di un maschio, te avevi l'idea che lui era buono. Avevano scelto la scrittura di una persona buona, solo che hanno fatto l'errore di metterci una femmina. Quindi il grafologo se ne accorge. Se se ne accorge il grafologo, magari qualcuno di voi no. E quindi attraverso questa comunicazione non mediata venivate fregati. Che poi è quello che è successo. Ma tanto è uguale, perché lindo, coio coio. Ecco, questo è, capito? Bisogna imparare a non essere più fregati. Il problema degli alieni è questo qui. Te prova a dire, in ipnosi, te prova a dire all'alieno, all'addotto che hai lì, davanti, guarda, come è fatto l'alieno? Guarda, quante gli dà? 5. E io che pensavo che lui sbagliasse, guarda bene, contale. 5. Lo vedi il pollice? Forse è nascosto, volevo che dicesse 6. 5. Ma non sono 6, no, sono 5. In ipnosi.
non glielo fai dire una cosa diversa.